le prime tensioni. Per colpa di chi? Sembra che tra la bella coppia di Perla e Mirko ci sia già un po' di nervosismo, e la colpa involontariamente caduta proprio su Greta Rossetti. Ma cosa è successo? A Verissimo abbiamo visto proprio nella giornata di Pasqua un trio che sicuramente non doveva più apparire insieme, e cioè Perla, Mirko e Greta Rossetti, il famoso triangolo. Nella trasmissione doveva essere solo il momento di Perla Vatiero e della coppia, Mirko e Perla, e basta. Invece hanno fatto entrare ancora una volta Greta. Pensate, Perla e Greta per tutto il tempo dell'intervista si sono tenute per mano. Infatti, proprio nel Grande Fratello è nata un'amicizia tra loro, anche se sono state rivali. Tutto bene, direi, se non fosse per il viso di Mirko, che è sembrato a disagio e anche rigido, teso. Inoltre Greta, nell'entrare nel salotto di Verissimo, ha salutato con un bacio solo la padrona di casa, Silvia Toffanin, e Perla Vatiero, e non Mirko Brunetti, neanche con una stretta di mano. Dopotutto ciò si è venuto a sapere che Mirko Brunetti sta spingendo Perla a chiudere l'amicizia con Greta. Mirko infatti a Verissimo, lo abbiamo visto tutti, molto teso, anche se cercava di non darlo a vedere. Voi come la pensate? È giusta e sana un'amicizia tra due ex rivali? O ha ragione Mirko? Anche i fan dei Perletti hanno criticato Verissimo per l'intervista e soprattutto per l'ingresso inaspettato di Greta Rossetti nel programma, sempre a voler ricordare una dinamica di triangolo che non esiste più, che è passato da mesi. Direi ora basta. Ci sono solo due coppie, Mirko e Perla, fantastici e innamorati, e Greta e Sergio, che ogni giorno si stanno scoprendo sempre di più.